treno da Bolzano arriva la mattina alle 6 a Roma e l'ultimo treno parte alle 10.40 da Roma. E la mattina sono a Bolzano. Avevo l'abbonamento Bolzano-Roma, 315 euro. Potevo andare e venire ogni giorno. Con 315 euro potevo andare e venire ogni giorno. Ha ha ha.
americani, imbarcato per 5 anni su questa legge. Ho fatto cameriere, muratore, pollaiolo, se mi dici tutti io allora che hai fatto, non mi ricordo perché sono tutto. Il vocabolario 50 parole, 50 parole, io tutti 50 parole, ma non fa. Tre bolletti. Non posso scappare. Perché c'è di questo, italiano? Guarda, che lavoro fai? Da quale parte vieni? Non so, devi cominciare. Io ho la residenza da una parte, dormo da un'altra parte, lavoro da un'altra parte. E nel capo è tutto. Siccome tu stai fidanzata, a me era dura farmi fidanzata, specie con questa lì. Una bella ragazza, se tu un bambino. Oggi, quelli che non mi sbagliano. La Venezia è un altro modello, c'è tanta gente che lavora in nero, ma a livello statale non prende niente, né cassaetti, né TRFR. Oltre al fatto che professionalmente parlando ti inquadrano, ti pagano i contributi, Napoli non li manca. Bella pubblicità mai uno, ma mi stanno dicendo che appunto mi sta casando. E non è che ad esempio ci diamo noi, ti diamo la ricerca di fatti che 3.000 euro per sé. Ascessi, che ben bene. Non si trova. Noi siamo imprenditori di noi stessi. C'è tutto, le isole Tremi, un mare bellissimo, alberghi, ristoranti. Del mio movimento, sono stato arrestato, processato. Ho avuto un processo col questore di Bolzano, col questore di Trento. Ho avuto più processi io che tutto il resto. Offese al capo dello Stato, offese al questore, offese a... Ho dovuto prendere i più grandi avvocati d'Italia per salvarmi, perché gli avvocati di Bolzano non erano più in grado di difendermi. Esprimere le proprie idee è sempre un pericolo, perché viene falsificato tutto. Nel momento che lei espone delle idee, dopo le interpretano tutti quelli come vogliono. Quindi falsificano tutto. È proprio che io dimentico tutto, no? Perché io ignoro tutto. Così vivo bene. C'è scritto, però c'è scritto tutto. C'è scritto. I miei giornali. Penso no. In modo, si chiama, i giornali si chiamano Nuova Europa e Neues Europa. Quello italiano è Nuova Europa, quello tedesco è Neues Europa.
Martino di Cazzurano. Attenzione, per il verso 206 Pettorino, per la presenza fuori alla fine, Roma, Ostiense, Civitavecchia e Grosseto. Di contro vita la Svezia, Chiamari da Palo, Genova Brio e Genova Piazza Principe. Acqua, mi dirò un po', eh. Si tratta. Tu guarda, mi scende, qua paletta in faccia, per San Blaise, nemmeno i documenti, si inapela, subito, si inapela. Si inapela, che ci vuol si fare? Qua tutti i precedenti, omicidi, spacciatori di droga. Ehi, tutte carine, ma che ho la stamattina, ma capito. No, lascia aprire, dammi i documenti. Poi se mai tu si lascia via, non ti dici un precedente, no. E spero che ti ricordi il precedente perché lascia tutto ai propri app, ci diamo. Uno veste probabilmente nasce, ma non diventa. Non sa diventa, si nasce. Perché sono nato buono e sono cresciuto anche la cinesina sette. Tu ricordi un malamente, no, sono stato sempre buono. Doveva diventare, però, che facevo? Sapeva la sera se mi ritiravo a casa o no? Quando tu volevi mettere fuori, ti stavano fuori quando volevano loro. Però non ci mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Sempre a tempo determinato. Faceva, siamo come James Bond, facciamo in missione quando andiamo a nord. Superman, tale qua. Andiamo a fare in missione, andiamo a fare. Un mese, 10 ore, 5 ore, 20 ore. 6 ore, che non dica a fare? Io tengo 26 anni, sono 44 anni, mi tengo solo a fare 20 di dicembre, ho fatto tutto il testo, non mi hanno dato meno di la sera doveva, erano le 4 e mezzo, gente che cazzo ci bagna, adesso qua, andate le usate, senza segreti. Esco in pigiama e sciabatto, ho fatto 1,5 km con l'orecchio qua tutto affasciato, acqua di cielo, acqua, 1,5 km a Porta di Mamma, io che sapevo dove ero, e camminavo, sì, e sono uscito dall'ospedale per segarino. Con l'anestesia ancora aveva segarino, troppo bisogno. Si è malato nel 43, quello del 40. Quindi io per via fa quinta elementare, fa 7 km a piede. Perché ogni 4 paesi si è una scuola. Attraversare il binario e campagna. La mattina, prima che arrivava alle 9, finché i contadini erano che prima a stare a rinda e poi le scarpe. Non bimbi, le scarpe sul soldati, che ci potevano permettere? E c'è una bruscia tutto quanto la mattina, perché sennò che mio fratello si prendeva le scarpe meglio, perché erano i più buoni. È vero o no? Una volta che uscivo da vendita, mi sono lasciato a vendita.
sono arrivato a Roma, vado, mi danno un decreto di espulsione. Da mezzo giorno io, gli faccio vedere, sono io. Non fa cosa che lei ha un decreto di espulsione a suo carico, ci sono un decreto di espulsione. Mi ha scaduto da poco il permesso di soggiorno, già un decreto di espulsione. Poi non è che non ho potuto rinnovare, stavo carcerato la prima volta. E non lo so come devo fare per rinnovare. Come fa? Ah beh, qui dicono che si entra in un altro clandestinamente. Pensate, la categoria 1 che gli ha dato, nome, cognome e data di nascita mia. Tutte e tre azzeccate, la vita. Come faccio? Guarda, io nel 90 ho preso la quinta elementare qua. E nel 94 la terza media. Come faccio a studiare se sono clandestino? E poi c'ho tutti i documenti, il libretto sanitario, il foglio rotere, la patente. Io ho avuto l'esperienza di stare in Francia, 6 anni, ho fatto la Germania, ho fatto l'Inghilterra, je parle français très bien, attendez, j'ai migré à 27 ans, maintenant je suis en Italie, et voilà monsieur, è una questione di intelligenza, avere questa forza di emigrare, di conoscere altri popoli, di essere vivo. Io sono un ragazzo vivo, mi piace vivere la vita. Allora se oggi ho gli occhi aperti per godermi la mia vita, io me la devo godere fino in fondo. I soldi e la dannazione del mondo. Noi siamo dannati a lavorare per i soldi, a fare una famiglia per i soldi. Siamo, come dire, vincolati dei soldi. Dobbiamo fare qualcosa, ci vogliono i soldi. Dobbiamo andare lì, dobbiamo fare i soldi. Devi sposarci, vogliono i soldi. Devi morire, anzi, non ti puoi neanche più permettere di morire. E adesso per morire ci vogliono 10.000 euro. 10.000, per dire poco. Devi comprarti l'opulo, devi fare i funerali. Ci vogliono 20.000 euro. Costa più morire che sposarti, vabbè. E sto dicendo la verità, come dico io, no? La gente si fa fatica, ma fa fatica solo 6 ore. Poi fa stare 10 ore nella casa e poi si richiama, si è disponibile solo per andare 4 ore. Dovrebbero fare come hanno fatto, come stanno con dei grandi in Francia, la gioventù, come sta facendo la gioventù in Francia. Una bella rivolta come questa. E che hanno fatto? Stiamo all'altezza di fare che cosa? Un lavoro è pregare, è facile. Però non stiamo all'altezza di dire siamo organizzati, ma siamo organizzati per fare il gol. L'unica cosa che ci potremmo organizzare è il napoletano che stiamo all'estero e fa una partita di pallone. Ho girato sempre, nonostante il giro un po' in tutta l'Italia. Tante volte trovando tante fregature, non trovando lavoro, ritornando di nuovo indietro, trovando sempre i disagi. Ma purtroppo l'Italia è fatta così e non penso che cambierà. Caduco i cimenti. Cagnini. Sì, ha parlato con mia moglie, mia moglie dice, oh, stiamo qua, oh, siamo fuori, ma siamo fuori, e poi dopo non faccio niente, ci mando una volta a rete. Facciamo solo il tarantello, cagni e scanni, e non mi confido. A te si trova qualche posto buono, fuori. La sera per la mattina me ne vengo. Però se io la saccia, che due faticano questo, poi te ne tornare la volta a Napoli. E poi noi faticano a Napoli. Che facciamo? Ma la casa di mamma, la casa di mamma, a domenica, e non mi confido. Questo ci posso perché voglio stare tranquillo con la famiglia mia. Thank you.
nella mia casa. È l'unica maniera per rimanere liberi e indipendenti. L'uomo è un animale d'abitudine, come si abitua a trovare. Uno deve seguire il suo destino. Se avessi toccato il denaro ero finito. Non avendo mai toccato il denaro mi sono salvato, no? Chi tocca il denaro è finito. È schiavo del denaro. Chi va in chiesa è schiavo della chiesa. Chi va sul treno è schiavo del treno. Ognuno si localizza dove gli piace di più. La cosa più interessante al mondo è quella di essere vivi, tutto il resto conta niente. Vai, riempi. Pieno. C'ho l'abbonamento anche adesso, no? Bolzano Bologna, l'ho preso ieri da 200 euro. Ma c'è stato il periodo che l'avevo anche per Roma. Perché una volta con 32.000 lire si poteva viaggiare per un mese tutta l'Italia. Poi dopo ho sempre lavorato con l'Interrail, no? Conosci l'Interrail? Ho sempre avuto il biglietto Interrail, Francia, Germania, Svizzera. Adesso voglio che la... perché dopo con Peter Colosimo, sa chi è Peter Colosimo? I suoi libri sono fantascienza e ha fatto la mia carta d'identità di cittadino del mondo che prevede come deve essere fatto il cittadino del mondo.
sono sempre stato cittadino del mondo, sono sempre stato libero. Il giornale attuale dice, dovrebbe avere nell'archivio la mia bandiera europea che sventola su Castel Guncina a Bolzano e su Bronzolo, perché tutto il mese che c'è stato il voto a Bronzolo la bandiera sventolava su Casa Scrinzi a Bronzolo, 3 metri per 2 la bandiera europea. E Bronzolo è l'unico paese al mondo dove quelli di Bronzolo hanno votato Europa e mondo, hanno votato cittadini del mondo. I miei documenti sono tutti spariti, tutte le mie robe. Volevano distruggermi, volevano far vedere che io non esisto. La Volkspartei Democrazia Cristiana volevano distruggermi a qualsiasi costo. Però Arturo ne molle duro che il parnabala è duro e è duro come il muro. Il questore di Bolzano ha ricevuto l'ordine di liquidarmi per quello che c'era scritto sull'articolo. Allora il questore mi ha chiamato in questura e mi ha provocato. E alla sua provocazione io ho reagito e allora lui mi ha arrestato. E il giudice Pombene mi ha dichiarato matto in sentenza. Il Nicolodi per le sue idee è ritenuto un esaltato, con le facoltà intellettive leggermente minorate nei confronti della normalità.
destino che ci segna la strada. Noi non facciamo niente, noi ci adattiamo alle circostanze del giorno. E poi quello che facciamo bene o male, ma il mio nostro destino è già segnato.
volevano farmi fare la fine di tutti gli anziani, di andare a casa di riposo, vivere bene, mangiare bene, volevano tutti che addormentasse il cervello, mangia e bevi e dormi, diventi una bestia. Le bestie sono tante, una di più, una di meno. Piuttosto che andare a ricovero, vivo sul treno. Dove vai e vieni, nessuno ti rompe le scatole. Ieri sera ho perso il treno, ho dovuto prendere un treno notturno. Mi hanno svegliato a Bologna e poi mi hanno ricaricato, mi buttano fuori da un vagone, monto sull'altro e il treno, la casa è assicurata. Le circostanze esigevano di prendere posizione, io prendevo la posizione secondo come mi sembrava in quel momento la più opportuna e basta. C'erano circostanze che ti obbligavano a fare qualche cosa e lo facevi bene o male. Quando sono andato in militare i miei amici si sono fatti cambiare i posti secondo i loro desideri, con amici e conoscenti si sono fatti mandare dove piaceva. Io non ho mai cambiato nulla, loro sono morti tutti, io sono ancora qui. Io ho sempre seguito la corrente del destino e il destino mi ha portato a fare oggi il pezzente, il più potente del mondo. È che comunque non ci sta la possibilità. Uno va a lavorare per scuola. Riccardo, mi ci risiedi? Ci risiedi, gli ha avuto il piede. Ah, è il rapporto. Ci risiedi, ma
Ho girato per Milano per un paio di settimane. Poi mi sono diventato un lavoro che svolgo adesso. Bravi ragazzi e persone anche anziani. Mattina c'è una giornata giù, Vieste c'è un po', Peschi c'è un po', Rol, non c'è un po', Foggia Barano, Miglia Navarro.